L'Italia è un paese per vecchi. E chi l'ha detto? André Proietti ci porta in giro per la giovane Italia. Solo e soltanto su Rai Ar Web Radio. Minuti primi in diretta martedì 7 gennaio 2014, prima puntata del nuovo anno per la Giovane Italia, il programma che va alla scoperta di tutte le realtà associazionistiche non giovanili presenti nel nostro territorio. Anche oggi collegamento esterno, come dicono i professionisti della comunicazione. Prendiamo il nostro bel treno di alta velocità e facciamo la fermata a Napoli, perché andiamo alla scoperta di questa bellissima città del sud Italia. Come andiamo a scoprire? Non come semplici turisti, ma tramite un'associazione socioculturale, Locus Iste, che con i suoi rappresentanti, le sue ragazze insomma preparatissime, abbiamo avuto modo di approfondire la loro conoscenza e di parlare con loro anche nei giorni precedenti a questa trasmissione. Appunto, avremo modo di scoprire i segreti di questa città famosissima in tutto il mondo per vari aspetti, e per questo appunto voglio salutare la ragazza, la professionista, va, diciamo così, giustamente diamole il merito, con cui abbiamo avuto i contatti in questi giorni, Pamela Palomba. Ciao Pamela, ci sei? Sì, ci sono. Ciao Andrea, buonasera a tutti. Ciao, buonasera a te, grazie di aver accettato il nostro invito per questa tredicesima. Grazie a voi. Grazie a te e grazie a tutta l'associazione che chiaramente oggi prepotentemente torna alla ribalta. Sappiamo che vi date tanto da fare lì a Napoli, perché la città, insomma, sappiamo che è una delle più belle d'Italia, no? Giusto, Pamela? Sì, diciamo che forse uno degli innumerevoli vantaggi di lavorare su Napoli è proprio questo: il suo patrimonio è diffuso e capillare, quindi di conseguenza ci dà sempre ottimo materiale, ottimi spunti per la valorizzazione. Questo è quello che facciamo. Tuttavia, insomma, come si sa, purtroppo per delle realtà metropolitane complesse e con dei problemi, insomma, anche dal punto di vista sociale piuttosto importanti, vi sono delle complessità tali che si trasformano spesso in delle criticità con le quali non è sempre facile avere a che fare. Non è una realtà semplice, ma indubbiamente il fascino della città ci ripaga di tutta la fatica, possiamo dire. Eh sì, è facile credere questo, perché insomma la bellezza. Daniele, torniamo in diretta, si sta facendo notte, a Roma c'è un tramonto bellissimo, l'aria è pulita, un bel cielo, e noi da Roma ci trasferiamo a Napoli, idealmente, dove ci sta facendo compagnia Pamela Palomba per parlarci di Locus Iste, questa bella e interessante associazione socioculturale che ci porta alla scoperta di una delle città più belle e di una delle regioni più belle. Lo vogliamo dire magari, Pamela, tante volte quando si sente parlare della Campania qualcuno storce il naso, invece magari nasconde dei tesori e delle bellezze del tutto uniche, no? Sì, assolutamente, senza dubbio. Diciamo che forse le bellezze sono più delle brutture che vengono raccontate, però come si dice, fa più notizie chiaramente l'accadimento brutto, ed è più difficile tirare fuori alle volte le cose belle che si hanno. Ci proviamo, insomma, in vari campi e vediamo, insomma, parlando questa giovane Italia che cosa riuscirà a fare. vediamo, magari una volta il treno lo prendiamo veramente, scendiamo giù e facciamo una cosa live bella, magari andiamo anche a cena, a mangiare, che da quelle parti i nostri ospiti vi aspettiamo. Scendiamo tutti. Ti volevo chiedere, Pamela, a proposito di Napoli, ma parliamo anche un po' dell'associazionismo culturale, no? Tu mi parlavi delle sfide e delle criticità su questo argomento. Sì. L'associazionismo culturale costituisce per Napoli una vera e propria risorsa, devo dire, perché la congiuntura economica, tutti quanti lo sappiamo, è critica per tutti. A Napoli però in particolare, in pratica parlando banalmente, le casse del comune sono vuote e le attività culturali molto spesso per questo motivo sono carenti. Tuttavia c'è da dire che in questo senso però l'associazionismo culturale è appunto proprio la risorsa
indispensabile per il comune. Pensa, guarda che lo scorso maggio dei monumenti del 2013 si è sorretto e si è basato unicamente sull'offerta culturale resa disponibile dalle associazioni culturali che, senza alcun finanziamento, perché soldi non ce n'erano più, hanno portato avanti una serie di iniziative, un calendario fittissimo di eventi che, voglio dire, insomma, penso che sia un vero e proprio, o debba essere un vero e proprio vanto, insomma, per la nostra municipalità e per il comune. Però delle criticità, ti dicevo chiaramente, quando serve le associazioni rispondono bene, tuttavia poi è chiaro che essendo delle realtà giovani, essendo delle realtà che hanno bisogno più che altro di un aiuto da parte dell'istituzione, molto spesso questo aiuto viene meno a discapito del non far nulla o semmai a discapito di realtà insomma più grandi che schiacciano inevitabilmente l'associazionismo in tal senso. Tornando al sito internet di Locusiste, vi ho detto basta andare su Google e digitare Locusiste e vi apparirà locusisteblog.wordpress.com, dove trovate tutte le informazioni e le cose che vi sta dicendo in maniera dettagliata Pamela. Ho letto itinerari ed eventi. Vedevo, Pamela, itinerari in città, itinerari fuori dal comune e itinerari del bello e del curioso. Ce ne puoi parlare velocemente? Come no, assolutamente, si tratta di itinerari che abbiamo per insomma, nostra comodità diviso in questo modo. Quelli in città sono forse quelli più canonici, quelli più classici, quindi appunto San Gregorio Armeno, il cimitero delle Fontanelle. Gli itinerari fuori dal comune sono quelli che ci portano anche nell'area ferrea, alla scoperta quindi della nostra zona che è patrimonio, un patrimonio inesauribile di conoscenze, di ricchezza dal punto di vista archeologico e storico. E gli itinerari invece del bello e del curioso sono quelli che si basano sostanzialmente su storie particolari che vogliamo raccontare, trasportando in un certo senso il visitatore in un vero e proprio viaggio di conoscenza del luogo inteso nella sua globalità, quindi della curiosità, della particolarità, e forse facendo da protagonista, facendo fare da protagonista fondamentalmente il personaggio. Come dicevi tu, leggendo all'inizio, insomma, quelli che sono gli scopi del nostro progetto, è quello fondamentale, cioè mettere il personaggio, rievocare la memoria storica dei personaggi che quei luoghi hanno animato, altrimenti i luoghi diventano, o rischiano di diventare dei contenitori vuoti, insomma, e quindi forse i bello e il curioso sono dedicati proprio a loro, più precisamente a questi personaggi. Sempre sul sito leggo progettazione itinerari, l'associazione Locusiste, culturale Locusiste, progetta itinerari su misura sui seguenti temi: percorsi monografici di storia dell'arte, percorsi di antropologia e storia della tradizione, delle tradizioni popolari, percorsi monografici su personaggi particolarmente significativi per la storia e la cultura di Napoli e percorsi naturalistici e di educazione ambientale. Adesso tu tutti e quattro me li consigli, ma secondo te da dove bisognerebbe cominciare? Ma in effetti possiamo sicuramente dire che la calendarizzazione in un certo senso la decidiamo noi, quindi siamo noi che pilotiamo le scelte dei nostri visitatori. Questo lo facciamo sempre in base alle tematizzazioni che tentiamo di proporre. Voi perché ricorre ad esempio come dire, l'anniversario, il centenario di un determinato personaggio, voi perché comunque ci troviamo in dei periodi particolari e quindi sulla stagionalizzazione. In effetti per cui è difficile rispondere a questa domanda, però ciascuno dei nostri percorsi contiene un po' tutti questi punti, perché viene proprio ricreato ex novo e si costruisce proprio intorno alla storia del luogo intesa, come ti dicevo prima, in senso completo, quindi dal punto di vista storico-artistico, come da quello della tradizione e soprattutto e fondamentalmente il tutto ancorato alla storia della città, per la quale noi portiamo avanti insomma uno studio sulle fonti molto approfondito. E sempre così, sto leggendo con te in diretta, sto vedendo con te in diretta il sito e mi interessava anche il discorso per quanto riguarda la didattica.
E leggo: frequentare i musei e i luoghi dell'arte e di storia della regione Campania è apprendimento e crescita, ma vuol dire anche acquistare la consapevolezza della loro bellezza ed insieme la preziosità. In quanto conservatori dei beni culturali, il nostro obiettivo non può essere che quello di trasmettere l'importanza del rispetto e della salvaguardia del nostro unico ed eccezionale patrimonio, quello che dicevi un po' tu all'inizio, no? E quindi anche l'aspetto della didattica lo curate molto. Sì, lo curiamo molto, anche perché tutto questo abbiamo tentato di dare un nome a tutto questo e stiamo cercando chiaramente di portare avanti dal punto di vista scientifico una ricerca sulla metodologia. Cioè, l'abbiamo chiamato proprio didattica dei luoghi, nella consapevolezza che non puoi prendere un attrattore singolo, ad esempio un museo o un Caravaggio, magari si viene a Napoli o a Capodimonte per vedere solo Caravaggio, ma bisogna calare tutto questo in un contesto che lo valorizzi e che gli dia senso sostanzialmente, ed è il luogo che lo contiene, per cui il senso è questo, e soprattutto la didattica è intesa chiaramente a trasmettere anche questo amore, questo senso di appartenenza anche ai ragazzi delle scuole, con i quali sentiamo sostanzialmente un discorso, innanzitutto un coinvolgimento attivo da parte loro, che conducono la visita guidata quando capita assieme a noi, proprio partecipando attivamente, ma soprattutto tentando di trasmettere a loro che questo patrimonio gli appartiene e di conseguenza si configura come un bene comune del quale poi spontaneamente dovrebbero poter prendere cura, perché la tutela e la salvaguardia non deve essere solo un fatto appunto stabilito dalla legge, ma dovrebbe essere conseguenza naturale di curare, avere cura di quello che ci appartiene, che sentiamo nostro. Se non sviluppiamo questo senso di appartenenza, è chiaro che questo patrimonio potrebbe anche andare in cadenza, perché non ce ne interessiamo come cosa nostra. Ecco, quanta gente durante l'anno, insomma, viene a scoprire bellezze di Napoli? E che tipo di persone, scolaresca a parte? Scolaresca a parte, il pubblico è piuttosto omogeneo, c'è da dire, nel senso che si tratta molto spesso di professionisti o ex professionisti che hanno del tempo da impiegare, napoletani e non, che hanno del tempo libero da impiegare e quindi lo impiegano con piacere a tentare di approfondire forse delle cose che non hanno mai avuto il tempo di fare prima, quindi delle storie, a conoscere delle storie del luogo in cui vivono, ma si tratta anche chiaramente di un pubblico che viene da fuori, quindi più prettamente turistico, per cui tentiamo di bilanciare chiaramente le esigenze, tentiamo di identificare appunto il tipo di visitatore, pur mantenendoci, diciamo, fedeli a quella che è poi la nostra abituale metodologia, il nostro carattere, insomma, di gruppo. Ma dimmi la verità, qual è la prima cosa che dici quando un turista viene a visitare Napoli? Che Napoli è splendida, che è una città che entra nel cuore e che non ne esce più. Quali valori cerchi di trasmettere della città, vostri? Perché insomma sappiamo che la Napoli è tutt'uno con i propri abitanti, no? Esatto, proprio Napoli e la napoletanità sono una cosa sola. Il carattere del napoletano è chiaramente tanta parte della sua storia, una conseguenza di quello che è stato. Le tradizioni cerchiamo di trasmetterle dal punto di vista antropologico, ormai dal punto di vista, che può facilmente scadere in un qualunquismo o in un luogo comune, perché anche lì c'è da indagare effettivamente a un certo punto sulla motivazione per la quale, ad esempio, il napoletano si pone in un certo modo, in una certa maniera piuttosto che in un'altra. Quindi ecco che la tradizione è il bello ed il cattivo che c'è del nostro carattere, ecco, in un certo senso tentiamo di portarlo anche alla luce attraverso le visite guidate, perché ti ripeto, non si tratta semplicemente di descrivere storicamente, artisticamente, come è fatto una chiesa, questo o quell'elemento architettonico. Essendo storici dell'arte lo sappiamo fare, e non è però questo
questo è il nostro interesse, perché siamo noi stessi a sentire questa emozione quando raccontiamo, nel momento in cui progettiamo un itinerario, siamo noi stessi a conoscere per la prima volta cose che non sapevamo, quindi è un'avventura che sperimentiamo in prima persona al momento della progettazione e poi che tentiamo chiaramente di trasferire narrandola più che, come dire, dicendola accademicamente a chi ci ascolta. Anche noi torniamo in diretta 17:03 minuti primi alla Giovane Italia, come ogni martedì dalle 16:30 alle 17:30, la scoperta di tutte le belle realtà giovanili presenti in Italia. Oggi andiamo a Napoli da Pamela Palomba. Pamela, ci sei ancora? Ci sono. Prontissima anche tu in nostra compagnia. Vi ricordo che la Locusiste, oltre al sito locusisteblog.wordpress.com, Google Locusiste, ha anche le pagine ufficiali di Facebook e di Twitter nel caso in cui voi voleste parlare direttamente con loro e avere maggiori informazioni, così come noi abbiamo la pagina ufficiale Facebook della Giovane Italia e quella di Twitter. Allora Pamela, vediamo, andiamo avanti. Mi fai, come dire, prima parlavamo di sfide, no? Inerenti al discorso dell'associazionismo culturale, le sfide e le criticità. Mi parli della prossima sfida che vi siete prefissati? Sì, la prossima sfida che ci siamo prefissati è piuttosto ardua, dobbiamo dire. Innanzitutto c'è bisogno che ti racconti un antefatto. Nel 2011 il cardinale di Napoli, Crescenzio Sepe, nell'ambito di un'operazione, insomma, di apertura alla cittadinanza napoletana, ha bandito l'apertura di chiese chiuse. Il patrimonio ecclesiastico napoletano è uno dei più ricchi, per la presenza veramente di più di 400 chiese, molte delle quali dopo il terremoto dell'80 sono state danneggiate, alcune abbandonate e irrimediabilmente chiuse, quindi precluse alla fruizione. Il cardinale Crescenzio Sepe bandì quindi fece questo bando aprendolo chiaramente a tutte le realtà del territorio, comprese le associazioni culturali. Tuttavia vi era una discriminante nel bando notevole, nel senso che per poter avere una chiesa incomodato d'uso, quindi riaprire una di queste chiese da tempo chiuse, era necessario chiaramente metterla in condizioni di agibilità e soprattutto compiere dei lavori di restauro, cosa che nessuna associazione culturale adesso attivamente impegnata sul territorio è in grado di fare dal punto di vista dello sforzo finanziario, ma anche della complessità, insomma, della situazione. Di conseguenza il bando in un certo senso si concluse anche con un certo scalpore, come nulla di fatto. E attualmente da ottobre siamo in contatto con un comitato, il comitato di Santa Maria in Porto Salvo, per riunire tutte quanto più possibile realtà associative napoletane e istituire un dialogo con la Curia, per fare in modo che invece queste chiese siano affidate alle associazioni, ma che vi sia chiaramente la possibilità di innanzitutto cominciare a riaprire quelle agibili. E riapriamo le chiese chiuse, riapriamo la cultura ai giovani, è stato lo slogan, insomma, di questa campagna, che ha comunque riscosso un risultato positivo, abbiamo riscontrato, perché la Curia ha risposto positivamente. Sono nato quindi adesso, vi è una fase di progettazione per la quale molto probabilmente, insomma, si avranno dei risultati concreti, quindi riusciremo, e questo sarebbe per noi veramente auspicabile in quanto associazione per la valorizzazione del patrimonio, se riusciamo ad avere in adozione una di queste chiese chiuse in modo da potervi fare attività culturali, coinvolgere le strutture del territorio e non, insomma, sarebbe un sogno che stiamo tentando di far diventare realtà. Beh, speriamo che quanto prima questo sogno possa davvero diventare realtà. Insomma, state ascoltando dalla voce di Pamela con quanta passione e soprattutto professionalità queste ragazze, perché c'è una prevalenza di ragazze, giusto Pamela?
Sì, abbiamo soltanto un resto che chiamiamo il locusto, perché noi in effetti tra di noi ci chiamiamo, visto la difficoltà, ecco, tu prima sottolineavi questo sito lunghissimo, che innanzitutto ti annuncio che in arrivo il sito è il dominio ufficiale, per cui sarà più semplice, però già il nome dell'associazione Locusiste, e forse questa è una scelta, voglio dire, piuttosto difficile da fare. La maggior parte delle persone ci chiede ma che vuol dire, ma che cos'è, e spesso trasforma il nome della nostra associazione, storpiando, ma chi locuste, locuste aste, insomma, proprio quel tipo di nome. Locusiste latino questo luogo, giusto Pamela, no? Sì, questo è il luogo, nel Questo è il senso della luogo. rispo, esattamente, Certo. nasce proprio da una formula proprio ecclesiastica, liturgica veramente, insomma, che per estese locusiste sanctus est ubi orat sacerdus. Questo è il luogo santo dove prega il sacerdote. E in effetti noi l'abbiamo trovata iscritta in una chiesa, che è stato il primo luogo che noi abbiamo ritrovato. Per questo motivo, da quel momento, noi non potevamo che chiamarci locusiste. Questo è il Giusto. luogo, insomma, nel senso di riscoprire qualsiasi altro luogo, qualsiasi altra sfida ci si poteva porre davanti. Però, come ti dicevo, per cui noi tra di noi ci chiamiamo locuste, insomma, forma sincopata di locusiste. Antonio Locusto. Esatto, lui è l'unico locusto, insomma, del nostro gruppo, poverino, tra cinque femmine, vorrei capire, insomma. Abbiamo anche Antonio che deve abbarcarsi a sopravvivere in questo contesto, Salutiamo capisci? anche Antonio. Io vorrei tornare con Pamela agli itinerari e gli eventi di questo mese di gennaio, un gennaio veramente pieno perché sabato 4 c'è stato la chiesa del Presepe di Santa Maria in Portico, domenica scorsa il 5 il Natale oltre le tradizioni abbiamo detto di San Gregorio Armeno, poi sabato prossimo, l'ho accennato prima Pamela, ci sarà la visita al cimitero monumentale di Santa Maria del Popolo. E poi, se mi puoi parlare, Pamela, dell'appuntamento di domenica 12, leggo testuale, La Valle dei Morti, il cimitero delle Fontanelle. Esatto, insomma fa un po' impressione, in effetti è un luogo abbastanza impressionante, però in senso positivo. Il cimitero delle Fontanelle sarebbe o Camposanto delle Fontanelle, O Camposanto delle Fontanelle. esatto, è un cimitero antichissimo situato appunto in una via Fontanelle, per questo motivo prende nome. Però non è un cimitero come tutti gli altri, in realtà è una cava di tufo in cui sono accatastate tuttora circa 40.000 resti di vittime dell'epidemia di peste del 1656 e del colera del 1836, che non hanno nome, per questo motivo vengono chiamate anime pezzentelle. Quindi c'è la tradizione da parte del popolo napoletano di recarsi appunto al cimitero delle Fontanelle per adottare uno di questi teschi senza nome, i resti di un che non è stato più ricordato, l'anima pezzentella per l'appunto, no? E di chiedergli delle grazie chiaramente in cambio. Quindi era tutto un rituale di grandissimo fascino e molto toccante, e tra altre cose, voglio dire, calato in un contesto, in un luogo che di indubbio fascino, soprattutto dal punto di vista visivo, è molto impattante, insomma. Quindi questa è quella che consiglierei vivamente per una persona che vuole scoprire una particolarità del modo di essere napoletano, di essere stato, cioè come dire, proprio un modo di approcciare la religione che ha proprio il napoletano, che sfuma in un certo senso anche nella superstizione, no? Leggo testuale Quindi dal sito La Valle dei Morti, il cimitero delle Fontanelle, muovendoci tra ossa e scheletri in una realtà sorprendente in cui sacro e profano, magia e religione si fondono e si confondono di volta in volta, scopriremo il rapporto particolarissimo che da sempre è legato, come diceva Pamela, Napoli al concetto di al di là. esattamente, e quindi di qui tutta una serie di leggende, tradizioni, storie di fantasmi che sono fiorite, insomma, intorno ai personaggi che eventualmente sarebbero comparsi, sarebbero stati protagonisti di questo luogo. Quindi è particolarmente, come dire, sì, incuriosisce sicuramente sapere, ed è, guarda, ti dico che poi questa tra l'altro è una delle visite in cui facciamo più visitatori, che continuano ad attirare soprattutto un pubblico giovane, mentre nelle altre visite riscontriamo invece una prevalente partecipazione di un target, insomma, un po' più alto con l'età, come dire, un po' più avanzato. E a forse sarà
argomento volutamente gotico, ma sicuramente da non perdere questa qui. Senti Pamela, ma invece adesso ti chiedo, prima ho chiesto di te cosa dici tu agli altri quando vengono in visita, cosa ti chiedono invece gli altri, la prima cosa che ti chiedono gli altri visitatori quando vengono da voi a visitare Napoli? Una curiosità, una particolarità? È difficile rispondere a questa domanda perché in effetti non c'è una risposta univoca. Decisamente, quando raccontiamo certe storie, quello che riscontriamo come atteggiamento è proprio un atteggiamento di meraviglia e soprattutto di crescente curiosità. Perché, come dicevo, non che noi insomma, fossimo esperti, voglio dire, gli unici esperti del patrimonio campano, voglio dire, lungi da noi questa una cosa del genere, perché voglio dire, lo studio di questa realtà è così complesso che non finisce mai. Quindi una curiosità, come dicevo, abbiamo prima noi per prime, che poi però riscontriamo anche nei nostri visitatori, che spesso ci dicono: ma veramente è successo questo? Ah, allora per questo motivo questa strada aveva questo nome? Ah, ma per questo allora noi a Napoli diciamo. Insomma, queste sono sostanzialmente le affermazioni che poi più ci colpiscono, poi al di là di quelli che sono, quelli che chiedono, ad esempio, no? Un'informazione più particolare, più precisa, Certo, insomma, più ognuno ha una precisa. propria curiosità. Può andare così, per parlare delle bellezze, stiamo scoprendo le bellezze e le particolarità di questa città del tutto appunto particolare, mi ripeto, che è Napoli, una città forse dai mille volti, Pamela, dalle mille facce, no? Sì, senz'altro, in cui ci sono appunto luci ed ombre da raccontare, quindi che appartengono alla sua storia e che comunque si perpetuano insomma nella contemporaneità. Però, come dicevi giustamente tu, questo è chiaramente motivo di complessità e quindi di fascino anche, perché è chiaro che laddove c'è complessità e conflitto, alle volte si generano anche delle situazioni, come dire, inedite e particolarmente interessanti, volendo cogliere il lato positivo della cosa, diciamo così. Mi diceva Francesco prima, durante il pezzo, che molta gente ci sta ascoltando in questo momento, per cui io vi invito davvero a mettere mi piace, oppure mi piace, come si dice Pamela? Mi piace, come mi piace, sulle pagine Facebook e Twitter di Locusiste, ovviamente, ma anche della Giovane Italia e di Rai Web Radio, una realtà qui a Roma giovane, abbastanza giovane, che però già sta riscuotendo notevole successo. Quindi mi piace sulle nostre pagine, questo ci permette, ci aiutate in maniera concreta, ci permette di salire nella graduatoria anche delle web radio, no? Io invito sempre tutti gli ascoltatori a sintonizzarsi sul sito www.raier.net sempre, tutti i giorni, in ogni momento, per ascoltare tutto il palinsesto che Rai Web Radio mette a disposizione. Insomma, Pamela, perché venire da voi? Perché non fare il turista, il famosissimo turista fai da te, no? Perché non fare il fai da te e venire da Locusiste per scoprire Napoli? Ma perché come dire, in un unico colpo, in un colpo d'occhio, in un certo senso uno può tornarsene a casa con una storia che ti ha emozionato, con una storia che è completa, è complessa, ma che ti è stata trasferita con modalità non faticosa. Di intrattenimento, diciamo noi oggi che insomma studiamo un po' di marketing territoriale, no? Di edutainment, cioè di un insieme di educazione, di entertainment, che è l'unica modalità in un certo senso anche di trasmissione di certi contenuti culturali oggi accettabile, dal momento che forse non interessa a tutti di sapere che cosa è una serliana piuttosto che un altro tipo di elemento architettonico. Entrando in un museo, che cosa vediamo in questi nostri musei? Noi che cosa vediamo? Vediamo sì opere, ma poi vediamo strane diciture, vediamo il nome dell'artista, il titolo dell'opera e poi il numero di inventario. Chi giova a sapere il numero di inventario il giorno dopo? Nessuno. Sono cose fatte per i tecnici e la cultura deve aprirsi ad abbracciare tutti perché la cultura è di tutti. Questa è la nostra, insomma, filosofia di base e di conseguenza sentiamo di trasmetterla al visitatore, che volutamente non consideriamo turista perché il turismo molto spesso è
un muovi e fuggi, no? Quindi è come dire un approccio superficiale a quello che si vede, e forse proprio nel tentativo di mettere insieme più esperienze possibili, di vedere più cose possibili quando si viene in viaggio, ci si appassiona la mente di cose che in realtà poi non rimangono. E quindi con l'Oxys noi invece vogliamo offrire un'esperienza più che una semplice visita guidata. Vedevo Pamela che nel vostro calendario dell'attività, di quello che offrite a chi vuole venire a trovarvi, si parla sempre di sabato e di domenica, giusto? Sempre il weekend. Sì, esatto, noi facciamo delle visite a calendario il sabato e la domenica, però per gruppi che vengono da fuori chiaramente realizziamo anche degli itinerari infrasettimanali a seconda della richiesta. Allora, velocemente voglio andare a leggere. Sabato 18 gennaio, un esempio di barocco napoletano, la chiesa e il presepe di Santa Maria in Portico. E poi domenica 19, il convento e la chiesa di San... vediamo un po'. Ecco, sì, perché era andato il collegamento, di Sant'Eframo Vecchio, come si corrompe, tra virgolette, un santo. E poi sabato 25 gennaio, Toledo, fasti e feste. Mi spieghi questi tre appuntamenti velocemente? Dunque, velocemente, la chiesa Santa Maria in Portico è una chiesa barocca napoletana, per cui una delle tante chiese barocche napoletane, per cui ci dà lo spunto per parlare un po' del barocco, non solo del barocco a Napoli, dal punto di vista artistico e architettonico, ma anche insomma della religiosità barocca. E racconteremo di più storie insomma della duchessa di Gravina, senza la quale questa chiesa non ci sarebbe mai stata. Poi il bellissimo presepe a figure a grandezza naturale, insomma uno dei più importanti della città. E invece il convento, la chiesa di Sant'Eframo Vecchio, ecco, si trova in una zona di Napoli che non è molto valorizzata, rientra in quella che è un esperimento insomma di ecoquartiere, che quindi stiamo collaborando insieme alla municipalità terza di Napoli. In realtà l'idea nasce proprio dalla Proloco di Capodimonte, la quale vuole praticamente, spiego, questo Sant'Eframo si trova proprio nella zona del museo di Capodimonte, ma in realtà della collina di Capodimonte, che è piuttosto vasta, rientrando all'interno di un territorio che ha come vertici ideali di un triangolo il museo di Capodimonte, il museo archeologico nazionale e l'orto botanico. È chiaro che tante realtà sono in un certo senso oscurate dalla presenza di questi grandi attrattori. E quindi Carmine Maturo, che è presidente della Proloco di Capodimonte e di Legambiente Neapolis 2000, ha ideato queste passeggiate della bellezza che tentino di riportare alla cittadinanza luoghi poco noti. Scusa se mi sono... No, non ci mancherebbe altro, hai fatto bene a spiegare, insomma. Sì, perché è un progetto al quale teniamo molto, perché soprattutto ci ha insegnato che a Napoli esistono anche realtà come quella di Carmine Maturo che vogliono coinvolgere insomma le altre associazioni in quello che si fa, piuttosto che insomma una competitività che nel mondo dell'associazionismo non giova a nessuno, chiaramente. Invece in questo senso noi abbiamo potuto partecipare ad un'esperienza collettiva di rigenerazione urbana, perché poi di questo si tratta, e di sviluppo sostenibile del territorio della collina Gentile, così viene chiamata la collina di Capodimonte. E invece a Toledo questa è la storia di una strada, così come ti dicevo prima, quella di San Gregorio Almeno, una delle strade più importanti di Napoli, che ancora oggi è una strada di passeggio e di shopping, però questo shopping forse è nato praticamente avviene tra palazzi bellissimi che nessuno guarda più, perché chiaramente è attirato da tutt'altra cosa. E quindi questo percorso, a volte anche fisicamente impegnativo, ecco perché ha affidato le nostre locuste più resistenti dal punto di vista fisico, che sono Barbara e Antonio, ecco, si scopriranno e si snoccioleranno le storie di questi palazzi. E si conclude domenica 26 gennaio con la replica della Valle dei Morti, il cimitero giusto delle Fontanelle, perché ci diceva appunto Barbara che è l'itinerario più visitato, no? Più richiesto. Giusto? E per informazioni vi dico che potete chiamare gli amici, le amiche di Locusist al 347 23 74 210.
Barbara, se sbaglio, correggi, Pamela, se sbaglio, correggimi. C'è anche la possibilità di prenotare online e leggo sempre dal sito che la prenotazione è obbligatoria entro le 19 del giorno che precede la visita. Tutti gli itinerari prevedono un numero minimo di 5 partecipanti, quindi andate in un numero buono, sufficiente per poter permettere a queste nostre amiche e ad Antonio di potervi portare in giro alla scoperta di Napoli. Io vi ricordo che c'è un contributo organizzativo di 5 euro, giusto? Sempre così, Pamela? Diciamo. Questo è il contributo che ci serve semplicemente per sostenere proprio l'organizzazione della visita guidata, certo. I costi che affrontiamo e che... Contattateli, vi daranno l'appuntamento, vi daranno l'orario dell'appuntamento, la durata della visita, quindi avrete già prima di cominciare questa visita un ampio quadro di quello che andrete a visitare, di quanto tempo. Le ragazze, abbiamo ascoltato, sono preparate, non c'è niente di improvvisato. Leggo dalla pagina di presentazione di Pamela: napoletana innamorata profondamente della storia e dell'arte della mia città, ho sempre il naso in qualche libro. Il mio approccio è indubbiamente investigativo e con l'agosiste ho potuto assecondare e coltivare questa mia vocazione. Quindi quando vi troverete davanti Pamela, insomma, sappiate che c'è anche un'anima investigativa in sì, e che ci va su tanti quei dettagli, soprattutto le mie visite sono sempre lunghe. E mi piace il finale, perché dice: dalla comprensione del passato deriva la maggiore consapevolezza della propria identità storica e un'apertura mentale indispensabile per affrontare il nostro purtroppo critico presente. Questa è un bel rimprovero che facciamo a questo nostro presente, perché troppo spesso, no Pamela, magari ci dimentichiamo o delle origini o del nostro passato, no? Sì, sentiamo un certo senso di, come dire, di guardare al presente così, al tutto e subito, ma voglio dire è anche una cosa naturale sostanzialmente, nella complessità delle cose del quotidiano. Tuttavia, molto spesso, insomma, avere il naso puntato all'indietro forse appunto ci può aiutare a comprendere meglio, insomma, dove siamo, chi siamo, da dove siamo venuti, con un certo senso. Non dimenticare mai il passato, soprattutto non dimenticare mai le proprie origini, come fanno le ragazze e Antonio. Metto le ragazze e Antonio di Locus East, questa bella realtà che abbiamo conosciuto oggi durante la 13ª puntata della Giovane Italia, la trasmissione che ormai da più di 3 mesi va alla ricerca di tutte le più belle realtà associazionistiche e non presenti in Italia. Siamo qui a Roma, Viale di Trastevere 112, ma con la potenza di internet andiamo a scovare un po' quali sono le più belle realtà presenti appunto nel nostro territorio, come quella oggi che ci ha presentato Pamela, che io ringrazio, Pamela, veramente per la tua disponibilità, per la tua competenza e per averci fatto vivere Napoli sotto un altro punto di vista. Ma ci mancherebbe, Andrea, ringrazio, sono io che lo consiste, che insomma ringrazia voi per lo spazio che ci avete dedicato, per l'opportunità insomma di fare tutte queste chiacchiere che spero, voglio dire, si possano tradurre in qualche cosa di buono. Io insomma spero magari in futuro di vederci, magari scendiamo noi a Napoli oppure vieni tu qui a Roma, magari facciamo un'altra bella trasmissione, parliamo delle particolarità di Napoli, magari le mettiamo a confronto sotto un certo punto di vista con Roma, due città che regalano veramente tante tante emozioni. Io vi ricordo che Locus East è presente su internet, ovviamente andiamo su Google, digitiamo Locus East e viene fuori tutto il sito curatissimo veramente nei minimi dettagli, poi andiamo a visitare le pagine Facebook e Twitter, così come vi ricordo che la Giovane Italia è presente sulle pagine Facebook e Twitter e all'interno del sito www.raiar.net, da dove trasmettiamo ogni martedì dalle 16.30 alle 17.30. Io ringrazio Francesco dall'altra parte del vetro, che saluta anche Pamela, Francesco, dall'altra parte del vetro. Ciao Francesco, buonasera a tutti.